Amici telespettatori, buonasera. Non è venerdì se non c'è Polifemo. Voi direte, ma stasera dove vi trovate? Cosa sta succedendo? Beh, siamo nella bellissima e gustosissima location di Nilde Pasticcerie a Taranto, sita a Taranto, in via Campania 113. Beh, facciamo una trasmissione sul commercio. Sullo stato del commercio tarantino e quale migliore location, quale migliore sedes materia se non una attività commerciale, un'attività commerciale davvero solida, di alto pregio, di qualità. Beh, questa sera siamo qui perché ci hanno preso per la gola con tanti dolciumi. Non so se riuscirò a trattenermi, riuscirò a vincere le tentazioni. Stessa cosa dicasi ovviamente per gli ospiti qui, stavo dicendo in studio, qui in pasticceria, a cominciare dal dottor Jonathan Scasciamacchia, assessore del Comune di Taranto alle attività produttive e servizi sociali, ma in questa sede parliamo di attività produttive. Grazie Jonathan Scasciamacchia per aver aderito al nostro invito. Grazie a voi. Grazie all'avvocato Mimmo Lardiello, coordinatore regionale dei Giovani di Forza Italia. Buonasera Lardiello. Buonasera. E in rappresentanza di Casartigiani, settore ristorazione, Tiziano Ricci. Buonasera, grazie. E allora, io direi di strutturare così il susseguirsi degli interventi in questo modo, per una logica molto semplice. Intanto partiamo dalle problematiche del commercio che ci sottolineerà, porrà la nostra attenzione Tiziano Ricci come operatore del settore, l'opposizione Lardiello e poi Jonathan Scasciamacchia potrà giustamente replicare ai rilievi che vengono mossi. È una puntata in cui vogliamo certamente denunciare ciò che non funziona e tante cose non vanno, però vogliamo anche costruire, vogliamo far sì che alla fine di questa puntata possiamo lanciare degli input, dei messaggi di speranza, ma sarà difficile perché in una città disperata come questa, la domenica piena di rifiuti, ma. Partiamo da Tiziano Ricci. Intanto il quadro del commercio tarantino è sotto gli occhi di tutti. In 5 anni si sono registrate purtroppo 2.600 chiusure di attività commerciali, con un saldo negativo di oltre meno 700, con la perdita di circa 2.000 posti di lavoro. Certamente c'è la congiuntura, c'è il quadro nazionale, c'è la crisi, però evidentemente Ricci, forse questa amministrazione è carente, si presenta un deficit per quanto riguarda la capacità di attrarre, di mettere il commerciante nelle condizioni di poter, come dire, risalire la china, perché è una città in cui la domenica ci si ritrova con i cassonetti non svuotati, in cui il quadro anche estivo della programmazione non è dei più coinvolgenti. Beh, tutte queste belle cose, anzi brutte cose, alla fin fine, come dire, non sono certo di aiuto. Sì, come hai detto tu, sicuramente non è utile fare nessuna guerra, anzi bisogna cercare un punto di incontro, un punto di dialogo. Sicuramente ci sono delle cose che non vanno, che uno si augura vengano risolte. La situazione del commercio a Taranto è critica, sicuramente è critica. Sicuramente anche non dipende solo ed esclusivamente dal discorso comunale, perché è un problema nazionale il fatto della tassazione che ammazza il commercio in una maniera impressionante, se così vogliamo chiamarla tassazione, oserei dire estorsione. Però sicuramente vanno risolti alcuni punti. Nel caso specifico di Taranto, quest'anno ad esempio stiamo un po' scarni di eventi, il turismo scarseggia rispetto allo scorso anno, ecco, si parla di turismo però di fatto si vede poco, c'è questo problema nato che io
ho notato in maniera molto, molto importante, stando in Piazza Maria Immacolata, ho notato subito questo problema dei rifiuti. Insomma, queste cose che andrebbero migliorate, ecco, non, senza fare nessuna guerra e polemica, certo. Assolutamente. So, perché poi, ripeto, se noi consideriamo la capacità attrattiva del territorio ionico, penso, grazie a Dio, abbiamo due mostri sacri, tra virgolette, mi riferisco al Martà e mi riferisco al Castello Aragonese, che, ripeto, grazie al cielo rappresenterebbero una forza attrattiva e rappresentano enorme. Però poi, e poi di questo ne parleremo con Jonathan Scasciamacchi, se il turista viene a Taranto, e vengono i turisti a Taranto, e però poi si trovano i cassonetti traboccanti, l'attività commerciale che mette i tavolini fuori, cosa fa? Offre il servizio, il servizio al tavolo accanto ai sacchi dell'immondizia? Allora, diciamo che noi già abbiamo l'obbligo, per quanto concerne il discorso dei servizi a tavoli, di rendere pulita la nostra area. Quindi questa è una cosa in cui noi adempiamo appieno. Sicuramente il contorno spetta al comune, non a noi. Il problema è che forse bisognerebbe più sfruttare le grandi qualità, le grandi opportunità che la nostra città offre, che sono davvero tante. Avvocato Mimmo Lardiello, ovviamente è opposizione, un'altra situazione molto pesante è quella dell'abusivismo. Lei è un uomo di legge, è un legale, quindi potrà certamente illuminarci, ma io dico, ma qui a Taranto esistono i dritti ed esistono i fessi, perché se noi vediamo i poveri commercianti che devono pagare le tasse, che pagano la tassa di occupazione del suolo pubblico, che se mettono un tavolino fra poco si trovano pure l'esercito addosso, e poi vediamo per esempio tante sacche di abusivismo, di illegalità, penso via Temenide, penso, che dire, via d'Aquino e via di Palma, che soprattutto la domenica via d'Aquino sembra Forcella di Napoli. Sì, buonasera a tutti, mi definisci opposizione, chiaramente io non sono consigliere comunale, chiaramente non mi riconosco in questa amministrazione. Lo dico non è perché, che lei passa al centro-sinistra, no? Per carità di Dio, lo dico perché voglio offrire un punto di vista che è soprattutto da cittadino. Chiaramente quello che viene fuori è un quadro purtroppo difficile perché il rispetto delle regole in questa città purtroppo negli ultimi anni è venuto meno per quelli che sono, io credo, gli aspetti più vicini alle esigenze dei cittadini, che hanno la necessità di camminare in strade pulite, ordinate, e le esigenze di chi opera nel settore commerciale di vedere delle strade sgombere da, diciamo, chiamiamole simpaticamente, forme di attività commerciale alternativa. Vedere il centro città con le vetrine aperte in delle giornate in cui magari gli operatori, i commercianti fanno sacrifici per pagare il personale, per tenere i negozi aperti, magari anche la domenica. Il negozio che porta, che vende le scarpe firmate, e a 10 metri si trova le scarpe contraffatte. Certo, ecco perché dico, ma cosa ci sono, i diritti e i fessi? È un discorso serissimo che anche viene rilevato. Se mi permetta, qui devo... Non voglio essere, devo essere anche, come dire, obiettivo. Forse occorrerebbe nella lotta all'abusivismo un'azione sinergica tra tutte le forze dell'ordine, vigili urbani, polizia, carabinieri, guardia di finanza, cioè un'azione coesa. I vigili urbani da soli non possono fare più di tanto, visto anche il numero esiguo di unità. Sì, però chiaramente quello attiene a quelli che sono organi di impulso, diciamo attività di impulso che devono venire dai settori competenti che riguardano le forze dell'ordine. Quanto riguarda l'attività politica, torno a dire, noi abbiamo negli ultimi anni un incredibile incremento di questo genere di presenze, e questo succede perché evidentemente non certo i singoli agenti di polizia municipale non fanno il loro dovere, ma sicuramente perché sono pochi e perché non viene attivata un coordinamento, un'attività di concertazione che riguardi appunto vigilanza e repressione di questo genere di fenomeni. E poi appresso andiamo a determinati incidenti che si sono verificati nelle aree mercatali, e andiamo poi a una sensazione di ordine pubblico che purtroppo negli ultimi mesi, ma io dico addirittura negli ultimi anni, è venuta sempre meno. E questo non è
Ecco perché facevo quella precisazione, non è una rilevazione che viene dall'organo politico di opposizione piuttosto che da quello di maggioranza, è una rilevazione che viene dallo stare per strada, dal sentire gli umori della gente che si sente sempre più abbandonata e sempre più vittima di servizi che purtroppo non rispondono alle loro esigenze. Capire quali sono le cause è molto semplice. Purtroppo alla radice del discorso c'è una programmazione in tutti i sensi dei servizi che non è stata fatta. E questo riguarda il servizio di igiene urbana, che purtroppo affronta le note problematiche di bilancio dell'azienda, sia anche quelle che sono le attività del settore annona della Polizia Municipale. Venendo poi a un discorso che si faceva prima, il turismo purtroppo a Taranto è sempre e comunque una chimera, una prospettiva, un miraggio. Ci sono alcuni elementi che camminano, vedo per esempio una direzione apprezzabile del museo. No, finisco solo il pensiero. Una direzione apprezzabile del museo archeologico che sicuramente negli ultimi mesi si è fatta sentire con un inverso di tendenza, ma non basta, perché l'iniziativa delle attività turistiche, degli operatori, non può essere relegata all'iniziativa dei privati che, compatibilmente con mezzi e supporti che hanno, si mettono in campo. Ci vuole un'attività che venga dall'ente di promozione del turismo, che a Taranto purtroppo addirittura è stato negli ultimi mesi depotenziato, e che poi trovi una sinergia fra gli enti locali. Ci vuole una prospettiva, ci vuole una visione luminosa e lucida di futuro e di programma che purtroppo, a mio malincuore devo dire, da parte di questa amministrazione negli ultimi anni non si è mai avuta. Bene, e allora intanto vedete, abbiamo alle spalle dei nostri ospiti una bellissima location, vedete una struttura e l'antico carrettino del gelataio in legno che porta sui suoi due piani le nostre caratteristiche del mare, le stelle marine, conchiglie, le famose reti e quant'altro. Beh, è un omaggio al nostro mare, vedete queste reti celesti. Jonathan Scasciamacchia, poi la premieremo con dei dolci per addolcire questa durezza, questi toni aspri, ma è il mio ruolo e ora, al di là di tutto, le problematiche ci sono. Cioè, mi fa rabbia, ecco, al di là del ruolo di giornalista rompiscatole, il mio, o di opposizione, uno dice, ma possibile che la domenica un sindaco mi viene a dire, siccome in genere la città si svuota, allora la domenica, per risparmiare, non svuotiamo i cassonetti. Ma dobbiamo ridere o dobbiamo piangere? E poi parliamo anche dell'abusivismo. Sì, per quanto riguarda la questione relativa alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, voglio precisare che è stata una scelta dell'amministrazione evitare la raccolta la domenica per due semplici motivi. Il primo, perché in realtà i cittadini, la maggior parte dei cittadini depongono la propria spazzatura, i propri rifiuti nella giornata del lunedì. La seconda motivazione è stata una scelta prettamente politica, in quanto l'amministrazione comunale, pur di evitare un aumento delle tariffe della raccolta dei rifiuti urbani, quindi della TARSU, ha preferito risparmiare quindi la raccolta, o meglio l'importo della raccolta. Condannati a stare nella montezza? Assolutamente no, non le spiego subito perché. E quindi abbassare le tasse ai cittadini. Non per questo la città la domenica deve essere sporca, anche perché con la pulizia dei cassonetti, che dovrebbe avvenire il sabato notte, quindi la domenica mattina i cassonetti dovrebbero essere tutti svuotati, cosa che attualmente in parte accade e in parte non accade, a seguito anche delle note vicende nazionali, come voi ben sapete. È stato indetto uno sciopero lo scorso 11 e 12 giugno proprio perché ci sono delle frizioni per quanto riguarda il nuovo contratto nazionale collettivo. Diciamo che la situazione si sta normalizzando, già dalle prossime settimane vedremo un notevole miglioramento e pertanto sicuramente anche questa emergenza rientrerà quanto prima possibile. Ecco, abusivismo. Per quanto riguarda l'abusivismo, noi abbiamo un brutto difetto come tarantini. Pretendiamo soltanto che l'amministrazione comunale
faccia ponga in essere delle azioni di forza nei confronti di chi adotta la tecnica dell'abusivismo. Bisogna considerare che la città è una grandissima famiglia dove ogni cittadino ha il dovere di comportarsi secondo le regole del vivere civile. Il cittadino, io non vado a comprare scarpe diciamo così, contraffatte, non vado certamente a depositare rifiuti non consoni nel contenitore della raccolta dei rifiuti urbani. Quindi tutto dipende assolutamente da noi. Quindi l'obiettivo da raggiungere è contrastare il fenomeno dell'abusivismo attraverso il non acquisto da parte dei cittadini di questi come di forma questi educativa. Anche però perché in altre regioni d'Italia, principalmente al nord, dove il fenomeno dell'abusivismo comunque è sempre attuale e sempre presente, i vigili urbani non sanzionano più i venditori abusivi, anche perché sono molto esperti nella fuga, ma sanzionano i cittadini che vanno a acquistare, perché c'è una legge nazionale che vieta l'acquisto di roba contraffatta, e pertanto sarebbe più opportuno sanzionare il semplice cittadino, il quale, vedendosi privato di una parte del suo stipendio o del suo budget, sicuramente avrebbe diciamo così un pensiero maggiore prima di comprare prodotti contraffatti. Così si prepara la... Noi voglio comunque, sì, se prego, è possibile, prego, anche prego, da diciamo così prego. Indicare quali sono le azioni delle amministrazioni comunali a posto attraverso, diciamo così, la nostra amministrazione. Come voi ben sapete, anche quest'anno noi abbiamo abbassato le tasse agli esercizi commerciali. Beh, perché c'è stato commercio e le altre case artigiane e gli altri hanno fatto casino in consiglio comunale. Assolutamente. Se non ci fossero stati loro, le tasse sarebbero rimaste. Assolutamente. Dimostrazione del fatto che quando si fa una battaglia, alla fine il consiglio comunale si assume responsabilità. Siamo andati contro anche contro le decisioni del singolo dirigente, pertanto abbiamo evitato un aumento. Voglio anche dire eventualmente che purtroppo con le scarse risorse a disposizione degli enti locali, non per questo non vogliamo evidenziare il grosso avanzo di amministrazione che noi abbiamo all'interno dell'ente civico di circa 119 milioni di euro, però avendo i limiti imposti dal patto di stabilità, sicuramente gli enti locali ogni volta hanno delle difficoltà, ogni anno hanno sempre più difficoltà a reperire risorse, tant'è che quest'anno l'amministrazione comunale aveva in serbo di organizzare gli eventi estivi insieme ai privati. Però quindi è evitare stato un po' un cartellone, diciamo che povero. Quest'anno non l'ho gestito io come assessore all'attività penso produttiva. A Leporano e vedo il sole, penso a Taranto e sembra Londra buia, piovosa, diciamo che uggiosa. Quest'anno siamo partiti in netto ritardo la sinistra, come dicevo prima, ero io assessore. Siamo partiti i primi di luglio, anche con la rassegna L'isola che vogliamo. Lo scorso anno il comune ritardo quest'anno senza isola che vogliamo. Lo scorso anno l'amministrazione comunale ha supportato al 100% la manifestazione. Comune ritardo ha speso più di 45.000 euro. Quest'anno il comune ritardo non poteva fronteggiare l'intera somma, quindi utilizzare questa kermesse, però diciamo così neanche abbiamo parlato anche con gli organizzatori, i quali volevano anche loro un anno, ci accontenteremo un anno sabbatico di qualche spettacolino in villa. Assolutamente no, abbiamo messo anche in risalto l'anfiteatro attraverso, diciamo così, alcuni eventi all'interno di Piazza Coperta, quella piazza anfiteatro. Diciamo che dobbiamo fare un po' le nozze con i fichi secchi. Abbiamo fatto la festa della musica, ci sono delle le nozze con i fichi secchi. Male che quando uno la sera non può permettersi il pranzo, si fa la frisella col pomodoro. Non è così. Non è la pizza di Ricci pizzaioli dal 1963, però. Così io avevo contattato quando io lo scorso anno avevo intenzione di portare un evento a Taranto, il cosiddetto evento di cibo di strada, quello che fanno ogni anno a Martina Franca, lo street food. Mi hanno vietato perché, diciamo così, a volte è preferibile sostenere giustamente le attività locali e quindi evitare che poi alla fine possano giungere sul territorio migliaia di persone che poi alla fine non lascerebbero dobbiamo andare in pubblicità economico sul territorio. Parlando di friselle, però, Ricci, la sua attività commerciale, Ricci pizzaio dal 1963, fa delle ottime bruschette. Anche. No, sviliamole.
anche la frisella così. Anche. Pubblicità. Si raddolci in scasciamacchi. Faccia come se fosse al comune di Taranto. Grazie. Scherzo naturalmente. Intanto nel rieccoci in studio, anzi in pasticceria. Siamo presso Nilde Pasticcerie, questa splendida e gustosissima attività, appetitosa attività commerciale, sita a Taranto in via Campania 113. Durante il break pubblicitario abbiamo assaggiato degli ottimi mignon. Complimenti. Scasciamacchia. Complimenti. Apprezzato. Quindi eventualmente da buon assessore alle attività produttive. Infatti mia moglie ha appena saputo che venivo qui e ha detto portami qualche pasticcino. Da acquistare. Penso anche un omaggio ce lo daranno. Non è voto di scambio. Non penso che con un minion andiamo sotto processo. Sa, oggi si va sotto processo per fesserie e poi le grandi cose rimangono così. Vabbè. E allora riprendiamo il nostro giro. L'amministrazione comunale spesso, Ricci, viene, c'è stata una denuncia anche di Confcommercio in più occasioni, in cui si denuncia il fatto che in effetti ci si trova davanti a un muro di gomma, cioè sarebbe auspicabile un dialogo tra gli operatori del settore, a prescindere dalla categoria di appartenenza, e l'amministrazione, perché chi meglio di voi operatori conosce i problemi del settore e può ovviamente rivendicare determinate problematiche, situazioni, aspirazioni all'amministrazione. Manca il dialogo. Cioè vengono lanciati gli input, vengono messi sul tappeto i problemi e si dice sempre sì. Poi passano i giorni, i mesi, gli anni, le consigliature. Si succedono i sindaci e i commercianti, purtroppo si vedono anche costretti a licenziare, vista la crisi. Purtroppo sì. Io sono presidente della categoria dei ristoratori per Casartesiani da poco. In questo piccolo frangente ho potuto notare che Mimma Nicchiari, con la presidentessa di Casartigiani, sta facendo un grosso lavoro di avvicinamento, proprio come dialogo, agli assessori, all'ente comunale. Sì, adesso sì, io vedo che si incomincia a dialogare molto di più. Sicuramente sì, è inevitabile quello che tu hai detto, è ovvio che se non si incassa non si possono pagare le spese, la conseguenza è mandare a casa le persone, purtroppo, non che uno voglia. Anzi, anche nei periodi di magra, le attività commerciali che possono, ci sono quelli che tengono lo stesso i dipendenti, anche se dovrebbero mandarli a casa, proprio per non mandare a casa 3-4 famiglie, stringono la cinghia. Quindi il discorso è sempre lì, però ripeto, il dialogo è alla base di tutto, sicuramente. Ricci, ora una domanda, ma cosa è questa situazione? Come sta andando questa situazione del Deor? C'è stata una vicenda giudiziaria, Sul Deor io non preferisco non esprimermi, perché ci sono delle indagini in corso, quindi preferisco assolutamente attendere che si rimette nelle mani della magistratura. No, devo semplicemente dimostrare la mia estraneità ai fatti. Io ho massima fiducia nella magistratura, non ho problemi di nulla. Io però devo esprimere un mio giudizio, un mio pensiero, ora fermo restando per carità il rispetto delle normative e quant'altro, però io dico dobbiamo anche entrare in una ottica, in una mentalità di crescita, di sviluppo. Taranto non deve diventare un deserto, le nostre piazze, posso pensare a Piazza Immacolata, posso pensare ad altre 10.000 piazze del territorio, non devono essere dei deserti, non devono diventare una torre d'avorio, si devono creare i presupposti per lo sviluppo, e i presupposti per lo sviluppo, per l'attrattiva, si possono realizzare anche e soprattutto con i vari strumenti a disposizione delle attività commerciali. Io penso che i gazebo, i deor, a prescindere dalla sua vicenda, Ricci, certo, parlo in generale,
purché ovviamente nel rispetto delle normative, ci mancherebbe, purché ovviamente non abnormi, rappresentano un modo di far crescere il territorio. Io dico a chi si scandalizza tanto, evidentemente, purtroppo, per sua sfortuna, o non ha avuto modo di viaggiare o a queste persone non piace viaggiare, perché basterebbe andare in qualsiasi città, anche nelle città, penso, quelle città caratterizzate proprio da un borgo, un ex borgo medievale, penso a Siena, penso a Modena, penso a varie realtà che hanno Roma, non ho voluto parlare di piccoli centri, che hanno proprio una struttura che riporta, che ripete, riproduce un borgo medievale, hanno un sacco di gazebo, di deus, nei limiti. E se no a questo punto noi viviamo, siamo condannati al deserto. Poi non lamentiamoci che i commercianti si vedono costretti a licenziare i dipendenti, che a Taranto poi non viene nessuno. Bisogna, signori cari, aprire il cervello, essere meno ottusi, capito? Infatti nel mio caso specifico, ma non solo nel mio, in tanti casi del centro di Taranto e non solo il centro, il Deor a livello commerciale rappresenta il futuro come struttura ricettiva non solo per il turista, ma anche qualcosa che viene offerto al cittadino stesso, perché quando uno viene a Taranto, da noi, in piazza Maria Immacolata, per dire, ma come in tutte le altre piazze, perché Taranto è tutta bella, non c'è un punto dove non è bello, un punto che è più bello, è tutta bella, dove devi andare? Poi ci lamentiamo che uno va a Gallipoli, che uno va là, va a Ostuni, per amore di Dio, tutti amici. Stanno i Deor? Stanno i gazebo? Oppure stiamo parlando, sembra che qui molti, forse io li manderei in Arabia con il burka. Sarebbe bello vedere Taranto piena di tante strutture, anche il lungomare, ma certo, piena di tante strutture, ovviamente fatte tutte sempre nel rispetto nei limiti, nel rispetto delle normative. Altra cosa molto importante, quando si fa una struttura, che sia un Deor, che sia un ombrellone, rispettare tutte le regole esistenti. I parametri esistenti, non che uno dice che è abusivo. L'abusivo è una cosa, chi fa le cose in regola. Anche se poi io, nella mia ignoranza in materia, perché non sono un tecnico, mi domando come mai si vedono certe Deor, gazebo mostruosi, enormi. E allora, l'ardiello. C'è stato, questo poi ovviamente ci risponderà sull'argomento anche Scasciamacchia, un episodio che io ritengo sconvolgente, una quindicina, una ventina di giorni fa. Telenorba doveva realizzare l'evento Piazza Azzurri sulla rotonda del lungomare, cioè si doveva seguire la partita dell'Italia, non mi ricordo che partita dell'Europeo fosse, Italia-Irlanda. Gli operatori tecnici di Telenorba montano tutta la struttura, era un maxi schermo, un momento di aggregazione, poi all'improvviso, controordine, smontate tutto e andatevene. Il comune di Leporano, che è un comune che si sa muovere, giustamente ha colto la palla al balzo. Ora io dico, ecco che io poi noto Scasciamacchia una certa improvvisazione, perché poi sembra molte volte che la mano destra non sa quello che faccia la sinistra, perché non è che arrivano gli operatori, montano tutto, dopo che stanno montando, mentre stanno montando, si dice alto là, abbiamo scherzato. E poi ci sarà un'azione risarcitoria che mi spiace, no? Cioè, allora, cioè, una volta tanto che avevamo avuto un'occasione, l'abbiamo persa. Guarda Luigi, è un problema, ripeto, che riguarda una gestione complessiva della città, è una mancanza di visione, di raccordo anche fra i vari componenti dell'esecutivo e della giunta comunale. Io credo che i cittadini vogliano da un'amministrazione comunale... Cosa è successo per Piazza Azzurri? Lo doveva fare perché mi sembra di no, ma io invece ora a parte di ci sia un'evocazione, io ringrazio Jonathan Scasciamacchia, ora al di là di tutto,
si può divergere sulle opinioni, io devo fare il mio e devo mettere il sale sulle ferite, tra virgolette, però lo apprezzo perché stasera ci ha messo la faccia. E posso assicurare a Jonathan Scacciamacca, ecco, che tanti altri di maggioranza, a molti viene il mal di pancia, trovano le scuse, invece Jonathan Scacciamacca ha smontato dalla sua attività lavorativa ed è venuto qua. Ed è un merito. Poi si può divergere sui contenuti, ma sul rispetto che ha avuto Jonathan Scacciamacca è un, non c'è da dire. Dicevo, è una città in cui bisogna capire che anche quando si accede a una carica pubblica, a una carica di responsabilità, innanzitutto bisogna comprendere che si tratta di cariche provvisorie, nel senso che pro tempore i rappresentanti istituzionali lo sono fin quando i cittadini lo vogliono e lo sono per un periodo di tempo determinato. Se sono stati bravi possono anche accedere a qualcosa di più importante, se non sono stati bravi vengono mandati a casa. Quello che è il problema di questa città è che negli ultimi anni Palazzo di Città si è chiuso a quello che è un dialogo reale con la città. In principal modo la persona del sindaco è presente soltanto in alcune occasioni pubbliche in cui probabilmente si tratta di fare compiti attinenti a cerimonie o a tagli di nastri piuttosto che a presenze istituzionali. Quanto mai inopportuno trattandosi invece di una città che aspetta e crede che la svolta possa arrivare proprio da un lavoro di sinergia, da un gioco di squadra, da chi oggi si aspetta che venga vissuta come una realtà che ha ansia di riscatto, e questo riscatto deve arrivare anche dalle istituzioni. La vicenda di Telenorb, i cui dettagli logicamente possono essere conosciuti soltanto ai diretti interessati, anche se un po' di indiscrezioni sono trapelate, e io credo per sapere cosa effettivamente è accaduto. Per sapere cosa è accaduto, io credo che effettivamente sia la fotografia più drammatica di quella che è la situazione attuale. Perché nel momento in cui si prendono degli accordi con un'azienda che rappresenta uno dei principali network televisivi del meridione d'Italia, che decide che mi risulti senza oneri sull'amministrazione comunale di venire a fare una manifestazione di richiamo popolare in città, il che vuol dire che i cittadini di Taranto quella sera avrebbero avuto senza nessun costo per l'amministrazione un evento, un'attrazione, la prossima volta quando penserà a Taranto scapperà una possibilità di scendere da casa e vivere la città sotto un aspetto diverso dalle problematiche quotidiane, è stata privata di questa possibilità, con l'aggiunta che un brillante sindaco, perché va riconosciuto, della città di Leporano ha colto la palla al balzo e ha immediatamente portato l'evento a casa propria. Tra l'altro io sono testimone personale di tutta una serie di operatori della zona che tra gli altri hanno anche chiamato me chiedendomi cosa si potesse fare, perché per esempio c'è un'attività commerciale che ha perso la possibilità di fornire i pasti a tutti gli operatori di quella giornata. Allora, come si fa a pensare di poter andare avanti in queste condizioni? Come si fa a pensare che ci siano ancora le condizioni per rivendicare dei risultati che di fatto non esistono? Io dico, anche la si parlava prima del cartellone estivo, io credo che i cittadini, al di là delle rivendicazioni sul bilancio, che fanno parte comunque di un tentativo che a me risulti purtroppo non riesce nemmeno di far quadrare i conti, si aspettano dall'amministrazione comunale principalmente dei servizi che funzionano, quindi torno a dire strade pulite, ordinate e illuminate, sedi stradali, asfalti, diciamo delle sedi stradali sani, la possibilità di non ritirarsi a casa con le automobili puntualmente danneggiate, la possibilità di vivere con un traffico che sia regolare, la possibilità di non avere i cassonetti ricolmi di immondizie, specialmente nel periodo estivo. Al di là di questo, si aspettano anche di poter scendere da casa, quantomeno a luglio ed agosto, e trovare alcuni eventi, finisco, che siano per loro programmati da parte dell'amministrazione comunale. Allora, l'isola che vogliamo, al di là del merito dell'evento che può piacere o può non piacere, aveva quantomeno caratterizzato gli ultimi, a mia memoria, 4 anni dell'estate tarantina con la città vecchia che si era ridotta alla sagra della salsiccia, ma io infatti non sono, e della birra. Non però, sono entrato nel merito. Però era un evento. Può piacere, può piacere. A me piaceva per alcuni aspetti, per altri molto meno, ma non è questo però, il punto. Era un'attrattiva. Era qualcosa che si faceva, oggi viene fuori in maniera, devo dire, incredibile la notizia che non si sono trovate le potenzialità fare questo evento. E anche questo è un fatto di cui l'amministrazione. E allora, Scacciamacca, partiamo da questa situazione di Piazza Azzurra. Beh, sicuramente noi con il gruppo Telenorba abbiamo realizzato tante
partnership, una di queste volevo ricordare appunto Batti Live, dove c'è stata anche una grande partecipazione di pubblico, ma soprattutto un intervento economico da parte dell'amministrazione comunale. Ci sono quei matrimoni che a volte riescono e matrimoni che alla fine non si portano, non giungono a compimento. Questo evento di Piazza Azzurri, diciamo che al termine, diciamo così, degli accordi non si sono riusciti a trovare delle soluzioni in merito principalmente alla questione del suolo pubblico. Però doveva essere una situazione affrontata prima, non dopo. Infatti, è assurdo che prima montano e poi si dice assolutamente, non avevano avuto ancora l'autorizzazione, diciamo così, per quanto riguarda il suolo pubblico. Inoltre bisogna considerare che per quanto riguarda eventi di un certo spessore bisogna anche garantire un elevato numero di forze dell'ordine, tra cui la polizia municipale, la quale in quell'occasione non poteva garantire un numero congruo di personale. Voi bisogna anche comprendere una cosa: a volte anche realizzare un evento bisogna anche cercare di valutare tutti gli elementi, ossia che beneficio lascia, diciamo, sul territorio, se ci sono problemi di ordine pubblico, se alla fine c'è la possibilità di contrastare tutto quello che si vuole. Poi andava studiato ex ante. Per quanto riguarda Birra Raffo, ad esempio, ho gestito io personalmente Birra Raffo, aveva comunque espresso all'amministrazione comunale delle perplessità in merito ad alcuni ambulanti. Noi abbiamo cercato di trovare una soluzione che alla fine ha dato la possibilità anche ad alcuni ambulanti di poter espletare la propria attività lavorativa e a Birra Raffo di poter svolgere un grande evento. Alcune volte bisogna considerare che chi giunge sul territorio, chi viene a Taranto, non può pretendere soltanto pulizia, ordine pubblico e divieto di vendita di altro genere. Che posso essere anche però la programmazione è venuta a meno. No, diciamo c'è che stata improvvisazione, non programmazione. C'è stato, diciamo così, una alla fine sono emerse delle problematiche reali che sicuramente non potevano essere risolte, però bisogna considerare che chi viene sul territorio di Taranto non può, non dico Telenorma, ma dico anche altre realtà, non può pretendere di comandare sul nostro territorio. C'è bisogno di considerare anche la realtà cittadina e quindi di cercare di trovare degli accordi e trovare delle soluzioni che possano andare bene ai tarantini, a coloro che devono transitare su quell'area, ai commercianti della zona, anche ai problemi delle forze dell'ordine, che sapete benissimo che le forze dell'ordine in questo momento, quella mattina c'era stata l'operazione Feudo e quindi chiaramente c'era stato un surplus di lavoro. Non metto in dubbio sicuramente la difficoltà che di un evento che non si sia realizzato. Ma il problema serio è che le forze dell'ordine, io faccio parte della Polizia di Stato, noi numerose volte, purtroppo, a seguito di mancanze personale, siamo costretti addirittura a non svolgere il proprio servizio con la volante. Quindi converrà che non è possibile che a un'azienda che comunque fa le istanze, si rivolge a un'amministrazione, eccetera, si faccia sapere la mattina dell'evento che non ci sono le condizioni per garantire l'ordine. Polizia che ha fatto l'operazione, però voglio dire, una città seria, un'amministrazione seria, dice se una cosa si può fare o non si può fare. Non è che uno si accorge la mattina che non ci sono le condizioni. Ci sono una serie di elementi che sicuramente alla fine non hanno permesso. Però non è una cosa normale, converrai con me, dare la mattina dopo 5 giorni abbiamo fatto l'evento di Birra Raffo. La domanda è perché per Birra Raffo si sono trovate le condizioni e perché per Radio Norma sono state decise in forma anticipata, ma bisognava farlo abbiamo deciso eventualmente di evitare una serie di
di chiusure di strade, abbiamo cercato di evitare che non ci fossero gli abusivi, perché gli abusivi, gli ambulanti, non gli abusivi. Abbiamo evitato eventualmente di protrarci nell'orario. Dobbiamo andare in pubblicità. Sì, nell'orario comunque oltre il limite consentito. Ci sono delle... Mi rendo conto, ma resta un fatto particolare quello che è successo. Sì, ma, okay, che purtroppo dubbi, rimane. Però diciamo che non è una cosa, diciamo così, da non superare, perché diciamo ci sono stati tanti eventi, principalmente con Trenorba, con la quale abbiamo svolto altri eventi di grosso abbiamo spessore. Una scadenza, pubblicità. Bene, rieccoci, terza e ultima parte di Polifemo relativa appunto al commercio. Siamo nella dolcissima, perché parliamo di dolci, location di Nilde Pasticcerie, Taranto, via Campania 113. Ultimo giro, chiedo ai nostri amici ospiti di fare leva sulle proprie dotti di sintesi, e partiamo da Tiziano Ricci, che appunto è il responsabile della categoria ristoratori di Casa Artigiani. Allora Ricci, lei ha avuto modo di acquisire varie esperienze internazionali, esperienze all'estero, e quindi forse venendo a Taranto si sarà trovato, come dire, sarà passato dalle stelle alle stalle. Le piacerebbe molto sicuramente mutuare certe esperienze maturate all'estero e trasferirle in Italia a Taranto in modo particolare, però si renderà conto che si sarà reso conto che il terreno qui è proprio sterile, arido. Ci sono tante problematiche. Vabbè, io sono tornato a Taranto principalmente per esigenze familiari, purtroppo, però sono rimasto qui e, come dicevo, quando uno si trova a ballare balla. Però devo dire, è un imprenditore che ci mette la faccia, è un imprenditore che ci mette tanto entusiasmo, che si espone, non è uno di quei tanti sacrestani che stanno a Taranto, che si lamentano sempre, è uno che, con tutto il rispetto per i sacrestani, per carità, che fa del suo meglio per migliorare il territorio. Sì, quando si offre un servizio di qualità bisogna sempre mettere la faccia, assolutamente. Non, anche perché, oltretutto, non bisogna mai avere paura di nessuno, di niente, di nessuno, perché anche nelle situazioni peggiori, anche in quelle situazioni ci può essere dialogo, quindi perché non mettere la faccia, sempre. Poi da qui a portare la realtà estera a Taranto, almeno qualche spunto, qualche idea. Ce ne sono tanti, infatti io spero che in futuro si possa dare il mio contributo nello sviluppo di tante idee positive, però ecco, prima di pensare a questo bisogna migliorare tanti altri aspetti che possano permettere queste creazioni, queste idee innovative. Allora mi metto un attimo nei panni di Tiziano Ricci e dico, anzi, Tiziano Ricci qualche volta, più di qualche volta avrà detto, magari preso un po' dalla delusione, ma chi me l'ha fatta fare? Parecchie volte, purtroppo dico, però sai cos'è? Quando Taranto è un po' come una malattia, no? Va e viene, però... Quando uno ama la propria città, sì, è difficile sradicarsi, magari fare anche qualcos'altro fuori, però, sì, però sradicarsi è difficile, molto difficile. Soprattutto quando, nel mio caso, ad esempio, ho una famiglia importante dal punto di vista lavorativo. Io ho l'esempio di mio padre che per 53 anni, la storia della pizza, per 53 anni ha sempre fatto quel lavoro ininterrottamente, sempre in quel punto, quindi... Io ho l'esempio di mio padre, o come mia mamma, che a livello culinario mi ha insegnato tutto. Io sono con mia mamma da quando avevo 6 anni, quindi sradicarmi da queste cose e andarsene via dall'oggi al domani non è facile. L'ho fatto, ci ho provato, poi sono dovuto rientrare per le esigenze familiari, però sicuramente mi farebbe piacere migliorare questa città sotto il punto di vista qualitativo del commercio, nel mio settore della ristorazione, che ha tanto da migliorare, perché purtroppo in questo settore c'è poco dialogo, si tende molto a farsi la concorrenza o la guerra fra i poveri. Non solo in quel settore. Ed è una cosa anche molto... nell'associazionismo, nel volontariato, ognuno pensa al proprio orticello, sì, tra gli ambientalisti. Sì, sì.
Non, a volte ci sono degli elementi, perché io poi li considero elementi un po' come delle mele marce, con le quali non si può aprire un dialogo. Perché con gli altri sì e con una persona in particolare è una no. Città piena di gelosie. Io ho un'attività commerciale, ce n'è un'altra a fianco e quello a fianco è invidioso e magari, dico metaforicamente, cerca di mettermi il bastone tra le ruote. Invece di, bisognerebbe capire che invece tutti insieme si cresce. La guerra tra poveri non serve. Manca una sinergia tra i, anche, non dico le associazioni di categoria, diciamo che andiamo un po' più, diciamo così, in alto, ma anche tra i semplici commercianti. Esatto. Ad esempio a Lecce, se un ristorante ha occupato tutti i posti diciamo così a disposizione, prontamente anche il titolare chiama un suo diciamo così amico col quale diciamo così si scambiano diciamo così i favori. Quindi se dovesse in realtà essere tutto occupato, il ristoratore chiama un suo diciamo così amico e quindi si trasferisce di collaborazione. Sì. Ora affrontiamo un argomento che sta tenendo banco in questi giorni da un paio di settimane: i famosi paletti divisori, spartitraffico tra le varie corsie che sono stati appunto impiantati in varie arterie cittadine di una certa importanza, penso a Trecarrare, penso a quello che accadrà a Via Liguria. Ora non è una questione di paletti, di questo, di quest'altro, però voglio dire, no, molte volte sembra quasi che ci voglia essere un atteggiamento sanzionatorio a tutti i costi nei confronti dei commercianti, quando invece i commercianti hanno lanciato una serie di proposte, di idee e non sono stati ascoltati. Poi alla fine si dice, dicevano i latini, sic volo sic iubio, così voglio e così dispongo. Quindi signori commercianti, tenetevi i paletti e non fiatate, quando invece prima i commercianti avevano ipotizzato tante cose. Penso per esempio a Confcommercio, che aveva lanciato l'idea del parcheggio temporaneo di un quarto d'ora, dove io parcheggio, pago una tariffa ridottissima di un quarto d'ora, dico per dire, acquisto il pane al panificio, acquisto degli ottimi panzerotti da Ricci e poi me ne vado. Purtroppo Luigi, questa è la città in cui ci si alza la mattina e si tira fuori il coniglio dal cilindro. La città di Taranto ha un traffico veicolare che andrebbe, ecco, mi perdoni, poi non la interrompo più. Prego. Qui è il problema della mobilità urbana. Non è stato affrontato. Di traffico e di mobilità complessivo in città enorme. Enorme perché le arterie principali della città non scorrono, non consentono agli automobilisti di percorrere con facilità quelli che sono i punti di snodo principali. E poi abbiamo qualcuno che una mattina si sveglia e pensa di risolvere il problema della doppia fila piuttosto che del caos su certe strade. Io penso a Via Cesare Battisti, a me francamente viene da mettermi le mani nei capelli a pensare che Via Cesare Battisti, che è già una strada che per diverse ore durante la giornata è interessata da incolonnamenti e traffico ingolfato, che adesso viene interessata da questa situazione di spartitraffico. Cioè, allora, non si può continuare a cosa succederà in Via Liguria? Allora, quello che bisognerebbe fare, no, infatti qua lì sarà l'inferno. Non oso immaginarlo, che tra l'altro la conosco perché ho fatto il consigliere di quartiere diversi anni in quella zona. So quello che significa Via Liguria in certe ore della giornata, e pensare che si possa intervenire in quella maniera mi fa rabbrividire. Allora, non si può continuare a gestire la città come se fosse il cortile di casa propria, lì dove anche nei grandi condomini si fanno le assemblee, tra l'altro, per decidere. Non si può continuare a vivere alla giornata. Allora, bisogna sedersi intorno a un tavolo e rivedere con i tecnici qualificati per farlo l'intera piattaforma del traffico veicolare, della mobilità in città. Una volta che si sono trovati degli itinerari alternativi, ad esempio per gli autobus che non devono fare le arterie principali ma devono percorrere delle strade alternative, che si sono create soluzioni lì dove per esempio si può eliminare una fila di parcheggi per lasciare più spazio ai veicoli, e lì dove finalmente è possibile che in questa città vediamo sorgere dei silos per i parcheggi, come succede in tutto l'occidente del mondo e anche in oriente da diversi decenni. Okay.
a Bari ci sono, c'era un problema di traffico con enorme, il silos lo si è... sono nati centinaia e centinaia di parcheggi con i silos. Se si continua a vivere alla giornata non si va da nessuna parte. Scasciamacca, questa questione paletti, ora non è riduttivo parlare dei paletti, i paletti ci possono anche stare, ma il problema è non aver saputo affrontare il problema della mobilità urbana, andando così sulla scorta, sull'onda dell'improvvisazione di, e soprattutto con questo aspetto sanzionatorio. Diciamo che è un problema difficile da gestire per tre motivi. Il primo motivo è che i commercianti hanno bisogno di un maggior flusso veicolare per incrementare gli acquisti. Flusso veicolare che a volte viene, diciamo così, rallentato a seguito della cosiddetta doppia fila, che, diciamo la verità, e anche i commercianti lo dicono, fa comodo a tutti. La seconda, diciamo così, problema sono i residenti. I commercianti avevano proposto di diciamo così, limitare la sosta ai residenti per nelle ore diciamo così antimeridiane e postmeridiane. Fino dalle 20 in poi i residenti potevano parcheggiare in questi spazi. Non si può fare perché, diciamo così, i residenti hanno anche loro le loro necessità. Il terzo problema è che la linea dei bus comunque non può rallentare, perché come ben sapete una linea, una corsa dei bus necessita comunque di garantire un servizio ai cittadini. È un problema serio, anche perché, diciamo così, posso anche essere non d'accordo sull'installazione dei cordoli, però diciamo che alcuni passi vengono diciamo così, condivisi sia con la Polizia Municipale sia con l'AMAT. Devo anche considerare che abbiamo anche condiviso un percorso differente anche con i commercianti. Bisogna considerare, non sono d'accordo con quello che dice il carissimo Mimmo, dei silos. Noi abbiamo realizzato due parcheggi, uno in via Pacoret, dove è sempre vuoto, e anche via Piazza Icco risulta essere vuoto. Perché? Perché noi tarantini abbiamo una cattiva abitudine. Io, se dovessi acquistare un panzerotto da Ricci, preferisco parcheggiare in doppia fila anziché andare in un parcheggio dove... Si è guadagnato un panzerotto. Stasera tutti da Ricci. Tutti da Ricci. Dove volevo anche considerare, per il primo quarto d'ora... E gli amici da casa, chiedo scusa, sdrammatizziamo. Una volta finito Polifemo, da Ricci. Bisogna considerare che in un parcheggio a pagamento, il primo quarto d'ora, c'è anche la possibilità di non versare il corrispettivo all'AMAS. Quindi abbiamo un'abitudine davvero da debellare. Ossia, il parcheggio deve essere comunque non posto sotto l'attività commerciale, ma sicuramente al, diciamo così, nelle zone periferiche. Bisogna anche considerare che a seguito dei cordoli sicuramente la fluidità dei bus è notevolmente migliorata, però bisogna anche considerare che i commercianti hanno ottenuto un notevole ribasso delle vendite. Quindi bisogna considerare una serie di elementi. E pertanto non è semplice. Bene. Non è semplice. Bene, è stata una bella puntata perché abbiamo parlato, abbiamo buttato un po' di sale, però abbiamo anche affrontato a 360 gradi le problematiche. Allora ringraziamo Tiziano Ricci, ringraziamo l'avvocato Mimmo Lardiello, ringraziamo il dottor Jonathan Scasciamacca.